Buonasera a tutti, diamo il benvenuto al signor Enzo Boteri, pittore storico del borgo antico di Termoli. Sì, sono nato a Termoli, nel borgo antico, in via Pustierla numero 48, a casa di mia nonna. Era la casa di mia nonna, allora quando era appena finita la guerra e mio padre, che era un veneziano, trovatosi a Termoli nel periodo di guerra, allora si usava così, quando si sposavano rimanevano a casa dei genitori. Sì. E papà è rimasto a casa di mia nonna a gustare quei bellissimi brodetti che si mangiavano a casa mia. Allora papà era un decoratore pittore e allora da piccolo diciamo ho respirato quest'aria di pittore di mio padre e me la sono portata addosso con molto piacere. Avete tramandato questa passione stupenda, come possiamo vedere, dei quadri mano, veramente sono bellissimi. Sono cresciuto a questa maniera qui. Ma poi saranno i critici o chi a giudicare le sue opere. Cose. Enzo, noi siamo venuti a trovarti perché stiamo trattando in questi giorni delle leggende proprio del paese vecchio. Partiamo a raccontare la leggenda o il mito dei Mazzamarilli. Allora, il Mazzamarilli è una cosa che io ho molto sentito da quando ero piccolo, perché noi eravamo la stalla dei Carafil, di Ludovico, che stava proprio vicino al quartiere. Il quartiere era una vecchia caserma, una caserma militare che stava nel quartiere, proprio a fianco c'era questa bellissima stalla. E poi col passare del tempo e nell'informarmi vengo a vedere che le altre stalle che stavano comunemente nelle case delle persone erano molto semplici, era una mangiatoia, mentre quella stalla lì che aveva una mangiatoia per cavalli fatti in una certa maniera, col passare del tempo ho capito che era una stalla che erano 24 cavalleggeri della milizia francese, e allora questa stalla era importante, e da questa stalla mettevano i cavalli. E un Mazzamarilli, questo famoso Mazzamarilli, che non solo l'ha visto, però nel nostro immaginario era un po' era, diciamo, allora io me l'ho sempre raffigurato, perché mia nonna diceva te a scazzetta roscia, e te a scazzetta roscia, e poi a notte quando dorme lì si abbrete i codi di un cavallo, in modo che la mattina quando gli avevano i carafilli, erano tutti i cavalli attaccati, no? E questi erano dei dispetti che faceva un Mazzamarilli. Allora, ognuno magari lo Mazzamarilli lo crea nel proprio immaginario, fisicamente, com'era. Però poi sentire mia nonna che dice erano dei ragazzi non battezzati. E poi venivano... rimanevano... C'era un passare all'aldilà molto frequente. Tra la vita reale e l'aldilà, rimanevano sospesi. Allora, questo Mazzamarilli era sempre un po' dispettoso, era molto carino, era, secondo me, nel mio immaginario, teneva l'uccia vivace, che stava a scazzatella roscia, sempre con scruiazzo. Sì che è un scruiazzo, lo sapete che è un scruiazzo? No. È uno scruiazzo che è una specie di asta che ha una punta di coda di cavallo che si dà il tocco ai cavalli. Ah, perfetto. Allora questo Mazzamarilli prendeva un scruiazzo, tac, e ci mandava tutti i cavalli sopra a recchio di un cavallo. Insomma, era un ragazzo molto, però credo che nessuno l'ha potuto immaginare nella sua mente come poteva essere, ma sicuramente io mi immaginavo così. E credo che prima o poi gli dedico un quadro. Allora, questo è un dipinto che io ho molto a cuore, perché ci sono qui rappresentati un po' tutta la mia vita. Ci sono innanzitutto i cantori che sono i miei figli. Ci sta questa con la tunica bianca che canta San Sebastiano, e il mio primo figlio Giulio Botteri. Poi ci sta quello con Patapum che è Sebastiano Botteri. Poi ci stanno i loro amici, c'è Nucellit, che è un figlio d'Ottavio, poi c'è
stingo questo che te lo tratterà, che c'ha questo Pastrano, che è un amico dei miei figli, e fra Giulio e Stingo c'è stato il figlio di Antonella, che è Valentini, Giuseppe. Alla poi finestra. Dietro la finestra c'è una cosa importante, è sì? Mia figlia, ah, che sta sentendo i fratelli a cantare. Stupendo. Mentre quel San Sebastiano che sta d'Inda qua c'è all'Arie Ciel, l'ho preso da un lavoro di Tiziano che sta nella chiesa dei Frari per questo legame con Venezia e per l'arte. Allora, questo è un omaggio che ho fatto al grande cantante e artista Lucio Dalla. Questo dipinto è lui che sta a San Domino e guarda, perché lui aveva anche una casa discografica alle Tremiti. L'ho conosciuto nell'ambito che sono andato a dipingere un gabbiano nel ristorante, e poi lui era attratto perché aveva anche una galleria d'arte a Bologna. Allora, questo legame, quando è venuto a mancare, ho visto, perché alle Tremiti un fotografo, Ghirri, ha fatto delle fotografie, mi interessava una foto di questa, e poi l'ho sviluppata pittoricamente. Un'opera d'arte veramente bellissima, complimenti. No. Enzo, c'è un'altra leggenda, mito o anche realtà, che vive nel borgo antico di Termoli. Il sarto Filote. Filote, Ninucci, dal nome Sebastiano. Allora, vi posso, sono testimone fedele di Ninucci, perché io abitavo sopra e Ninucci abitava sotto. Ninucci, come si entrava dai tre scalini, c'era un grande bancone che prendeva quasi tutto lo spazio della parete, stava Ninucci assettato sopra una seggiola, perché era un grande fumatore, sì. Dice, ma te stava questa sigaretta a bocca, Ninucci? E le cose dei ragazzi, poi erano cane curioso da guaglione, no? Vedevi sti dietro dalla sigaretta, tutta marrò di nicotina. Mamma mia. Ninucci non diceva manca una parola, però io avevo il permesso, perché ero una parte di mia nonna e c'era... Eravate raccomandati. Perché quando sono nato io, diciamo, il vicinato era sì, quasi come una famiglia. Sì. E se tu crescevi in una casa, il rispetto di queste persone di una certa età era come una famiglia, non mica ti potevi azzardare a dire qualche parola di sconcetto. C'era più rispetto. Non esisteva. Allora, Ninuccio mi ricorda così, molto con un occhio sottile, molto intelligente, perché trattava le persone, allora dicevamo noi signore, no? Perché che ci poteva fare un cappotto, era un signore, si potevano permetterci una certa condizione. E di Ninucci aveva una grande stima. Allora vi voglio raccontare com'era l'abitato di Ninucci. Aveva questo bancone, come dicevo prima, dove lui tagliava con certe forbici di 50 cm long. A cui c'è l'ombra, Ninucci bello tagliava questa stoffa, e c'è stava una serie di gabbie di cardillo per tutta quanta la cosa, perché Ninucci allora, questi uomini, erano amanti di sentire il canto di cardillo. Evidentemente adesso che c'è questa intervista e mi fate pensare a queste cose, in una Termoli dove non si sentivano a malapena le voci, tanto per ricostruire sì, l'ambiente. Si vedeva dalla porta di Ninucci, si vedeva tutto questo mare calmo, celeste, perché era adesso ora di calandrello quando io vedo Ninucci. Sì. Il pomeriggio io vedo Ninucci, e allora Ninucci teneva questa sigaretta, come dicevo, mano, io sempre acquece, e ogni tanto che passavo senza la goccia, solo con l'occhio acquecito guardava tutta la situazione. Allora ci stavano tutte queste stoffe, tutte non messe in una certa, però sistemate in una certa maniera, perché ogni stoffa aveva il nome del proprietario, sì, per il cappotto vestiva, aveva una specie di vetrina. E poi Ninuccio, e dopo traceva la madre, che si chiamava Angela Nell, se Angela Nell. Allora veniva la mamma, questa donna piccola,
con una capigliatura di una donna dell'Ottocento, tutta bianca, tutto il pelo tutto bianco, e gli diceva vicino: figlio, ti hai preparato la cioccolatera di caffè, porto caffè, diceva di Nucci. E poi c'era una cosa bellissima che attraeva quel periodo: di Nucci non era sposato, però lui aveva una donna che si era innamorata e ha avuto una figlia che non è stata mai riconosciuta da questo signore, però che lui ha conservato sempre il rapporto di questo amore che ha avuto con questa donna e con la figlia che ha avuto, che poi, vengo a saperlo dopo tanti anni, il fratello ha riconosciuto la nipote. Ah, cioè, devo guardare là, e basta guardare un'altra persona, è uguale, no? Allora, vi ho detto quelle che erano, non una leggenda, ma uno spaccato della vita di Termoli. Quindi parliamo di una persona reale, che secondo anche i racconti popolari aveva un carattere un po'... Aveva un carattere scontroso, spigoloso, una tracevenzione, poche parole, era un carattere, ma credo che gli uomini di quell'epoca... Forse può darsi che era scontroso anche per questo fatto che gli era accaduto, di sentimento. Era molto diffidente. Sì, sì, era una cosa molto intima sua, che all'epoca faceva anche... non la voleva condividere con nessuno, però lui si sentiva criticato, oppure, sai, quando una persona fa una cosa e ti senti un po'... sotto l'occhio, parlando da sì, me, assolutamente queste cose, accadono ricordo, ancora oggi. Questo è il ricordo reale di non una leggenda, ma un uomo vissuto, una persona vera, un artigiano meraviglioso di questa bellissima Termoli, che era tra il 1945 e 55, in questo e dicono diciamo. Tramite questi racconti popolari che lo spirito di quest'uomo. Lo spirito di Ninuccio è ancora fra noi, tra i vicoli e le strade del Borgo Antico. E lo spirito a Termoli si diceva: chi un paese vecchio, il paese vecchio, e chi è nato nel paese vecchio era una cosa leggermente diversa da chi è nato fuori porta. Dalla periferia, quando, sì. No, la periferia, proprio già... Se fuori tu, le mura. Perché parliamo. Nello spazio di un paese vicchio era, diciamo, erano delle persone, diciamo, quasi una, diciamo, lo sviluppo di una famiglia, sì. Una grande erano famiglia. Erano legati l'uni con gli altri. Sì, sì, per il rispetto... Era una grande famiglia. Una grande famiglia, perché si usava addirittura, per esempio... Un sabato venivano le barche a vela, portavano il pesce, allora il pesce vecchio, le strade, un pesce, portavano tutto questo pesce, allora si usava portare un pesce in regalo a tutte le persone che si conoscevano, hai capito? Prima non mancava da mangiare a nessuno. E poi si cucinava a rusta, a bradetta. Altra leggenda o mito che esiste ancora nel Borgo Antico di Termoli. User Gentil, lo vogliamo raccontare? Sì, io lo racconto come mi è stato raccontato a me da una signora che io ho avuto lo studio pittorico verso la signora Teresina D'Aurelio. Lei era di fine secolo. E questo sergentino, come mi diceva la signora, era un sottufficiale dalla guerra del 15-18, sì. Perché allora tutti questi ragazzi giovani che dalla Sicilia poi si portavano al nord per la grande guerra, c'era un drappello che si era fermato a Termoli, aveva fatto sosta, e il caso ha voluto, perché la strada via Duomo, che va alla cattedrale, prima c'era un palazzo, quindi si scopriva la cattedrale alla fine della strada e c'era un piccolo spazio e c'era una strada molto piccola, stretta. Allora è accaduto che un carro con un signore che portava questo carretto e aveva delle botti, non si sa se erano di vino, perché ad acqua ce lo stavano, allora era divino, e a un certo punto questo cavallo si è imbizzarrito e questo soldato
caruccio, biondino, così. Mi dicono che aveva un fisico minuto. Minuto, era piccolo, usare gentile. Anche ed era ben voluto dalla popolazione. A Termoli usano mettere i soprannomi e sono talmente puntuali e precisi a mettere i soprannomi e non si scappa. Sì, sì. Allora, usare gentile per essere carino e piccolino. Piccolino. A questo punto questo ragazzo sfortunato si è trovato con questo cavallo che percorreva Via Duomo molto stretto e si è trovato in un angolo di Via Duomo tra diciamo quelle specie di pietre che sì, abbiamo filmato i paracarri. I paracarri. Allora questo ragazzo si è trovato lì e evidentemente ha avuto questo grande incidente. Questo è quello che mi raccontava la signora. E lei l'ha sentito vivo questo racconto perché doveva essere una ragazzina e la madre gli ha trasmesso, perché poi un fatto di quelli in una città piccolina come Terme era molto rilevante. Dicono attraverso le testimonianze di varie persone anziane che abbiamo intervistato dietro le quinte che questo fantasmino, questo spiritello di Sergio Gentile ogni tanto appare. È probabile. Specialmente se poi questo sergentino che aveva qualche ragazza, non lo so, aveva conosciuto qualche ragazza, sai, nello spazio di... Perché poi in questi paesi la novità del giovane, può darsi che questo ragazzo nello spirito suo riesce ancora, cammina nelle vicoli del paese. Spero di non trovarlo mai. Perché... Enzo, ti ringraziamo per il tuo vasto intervento dove ci hai illustrato alcune leggende del paese vecchio. Da Enzo Varrassi, da Enzo Botteri, per il momento è tutto, un saluto, a presto. Allora, intanto saluto voi e mi ha fatto piacere di raccontare queste cose che avevo nascosto in me. Allora, di questi miei racconti, due sono racconti veri, specialmente quelle di Ninuccio Fadatè, quello di Usar Gentile per sentito dire dalla signora Teresina d'Aurelio, mentre un fatto di Mazzamarille è una cosa nostra che tutti i termolesi, specialmente quelli di Pesevic, ci portano appresso e sarà una leggenda o verità, non ve lo so dire. Ciao a tutti.